Ciao a tutti da Davide Salvi. Oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza tra ritmo e tempo. E prima di addentrarci più nello specifico, nell'armonia, voglio affrontare un discorso che è molto teorico, ma è molto importante perché, come voi ben sapete, la musica è formata da tre elementi. Una melodia, che nelle canzoni è identificata come canto, che viene accompagnata da un testo letterario. Canto però che troviamo anche nei brani strumentali, ad esempio i brani del nostro folklore, che saranno suonati da una fisarmonica, da un sax o da un clarinetto. Secondo elemento, come ho già detto, è l'armonia. Io ho un po' il pallino dell'armonia, che è l'ossatura portante di un brano, e nei prossimi video cominceremo ad addentrarci in questo mondo magnifico e infinito. E terzo elemento, ultimo ma non ultimo, il ritmo. E il ritmo, che è quel modo di interpretare, magari, perché no, anche ballando, perché spesso noi associamo il ritmo al ballo, come giusto che sia, perché fin dall'antichità tutto questo avviene. Ecco, ritmo e tempo sono due parole che molto spesso vengono usate l'una per l'altra. E non è un errore così grave, voglio dire, ma se vogliamo, o meglio, se vogliamo essere più precisi, il ritmo è una cosa e il tempo è un'altra. Il ritmo possiamo definirlo come un elemento che ha sempre la stessa durata, alla quale segue lo stesso elemento ad una durata che è sempre uguale. Provo a spiegarmi meglio. Io posso creare un ritmo, ad esempio, con il semplice utilizzo delle mani, ad esempio questo. E sentite come questa cosa è ritmica, perché si ripete sempre con quella cadenza. Ma possiamo pensare ad esempio al ritmo circadiano, ovvero quello del sonno, che ad esempio noi musicisti seguiamo poco, ovvero svegliarsi quando il sole sorge e andare a letto quando il sole cala. Infatti a Bologna si usa anche il termine biasanot, ovvero quelli che masticano la notte, vivono la notte. E in questo periodo mi viene da dire che vivere la notte è un po' difficile. Vivevamo la notte, almeno noi musicisti. Ma questo solamente per dire che anche questo è un modo di interpretare un ritmo, ovvero qualche cosa che si ripete. E se noi mettiamo un metronomo a 60 bpm, bpm sta per battiti per minuto, lo dico in italiano, questo è un altro esempio di una situazione ritmica che si ripete. Altro esempio, pensiamo al battito del cuore. Anche quella è una situazione ritmica, un pendolo ad esempio è una situazione ritmica. E quindi che cos'è il tempo a questo punto? Il tempo, naturalmente non quello meteorologico ma quello musicale, possiamo dire che è la trasposizione in musica di quello che è il ritmo, con delle regole molto precise. Sappiamo che se noi prendiamo il pentagramma e guardiamo ad esempio una partitura per fisarmonica, quindi avente come dovrebbe essere la regola il doppio pentagramma, uno per la mano destra e uno per la mano sinistra, cosa che oggigiorno viene purtroppo sempre meno utilizzata, perlomeno
per quanto riguarda il settore della musica da ballo, mi viene da dire. Infatti la maggior parte delle partiture riportano solo la mano destra scritta in chiave di violino, tralasciando il secondo rigo dove ci dovrebbe essere l'accompagnamento per i bassi proprio in chiave di basso. Quindi i fisarmonicisti si trovano solamente le sigle degli accordi per quanto riguarda la mano sinistra. Dicevo, in uno spartito avremo in primis queste chiavi, come chiave di violino, chiave di basso piuttosto che di contralto, eccetera. E a seguire ci saranno le alterazioni, che abbiamo visto nei video precedenti, e per chi se li fosse persi metto un link qua sopra a riguardo. Dicevo, alterazioni quindi che ci determineranno il centro tonale di riferimento. Ad esempio, se il brano è in Do o La minore, non avrà nessuna alterazione. Se sarà in Sol, ne avremo una, in Si bemolle ne avremo due, eccetera, eccetera, eccetera. Questo quindi ci determinerà la tonalità del brano. E spesso durante le mie serate con l'orchestra mi sono capitati alcuni aneddoti del tipo: Salvi, hai suonato un brano in una tonalità che non si riusciva a ballare. Quindi se c'è un qualche non addetto ai lavori che guarda questo video, voglio sottolineare che per tonalità non si intende una voce specifica nello strumento, oppure la quantità di note fatte o altri discorsi vari. Tonalità che è data dal fatto che si suonerà prevalentemente un certo tipo di accordi, quali quelli armonizzati sulla scala di riferimento, che poi vedremo un passo alla volta. Ad esempio, se siamo in La bemolle, che presenta 4 bemolli in chiave, la maggior parte di accordi che ci troveremo ad eseguire prevalentemente saranno quelli armonizzati sulla scala di La bemolle, e questo vale naturalmente per tutte le tonalità. Andando oltre e prendendo un qualsiasi spartito, prima che inizino le note ci troviamo di fronte al tempo, che viene rappresentato musicalmente parlando da una frazione numerica. Potremmo trovare vari tempi, ad esempio 2/4, e ci viene subito in mente una polca, oppure 3/4, in questo caso ci viene in mente il valzer, 4/4, che sicuramente è il tempo più utilizzato o che più comunemente troviamo spesso rappresentato anche con una C, che la possiamo trovare anche barrata nel caso del tempo tagliato. Possiamo trovare anche una frazione come 2/8, 3/8, 6/8, oppure 2/2, 3/2, 4/2, eccetera. E questo perché? Perché potrebbe essere che a livello di composizione il brano sia ricchissimo di note, e in questo caso ci può essere, diciamo così, la necessità di utilizzare dei denominatori più grandi. Succede che relativamente alla frazione che noi troviamo, il numeratore starà ad indicare il numero di movimenti di ciascuna delle misure che incontreremo nel brano. E le misure sono quelle porzioni, diciamo così, tutte uguali genericamente, ma può accadere che all'interno di un brano ci sia un cambio di tempo anche. E dicevo, all'interno di queste misure devono trovare posto, come posso dire, tanti valori di note, tanti quanti sono dettati dal numeratore di questa frazione. Il valore invece che dovranno avere questi movimenti sarà determinato dal denominatore di questa frazione. Quindi, se io sono in un tempo di 4/4, avrò 4 movimenti. 1, 2, 3, 4. Ma non entrerò più in profondità nei dettagli, anche perché non è lo scopo di questa serie di video. Quindi dicevo, numeratore che ci dirà quanti movimenti dovremo tenere in considerazione per ogni battuta,
e denominatore che ci dirà il valore di questi movimenti, ovvero quarti, metà, ottave, sedicesimi, poca roba. Questo per quanto riguarda i tempi pari. Esistono anche i tempi dispari, ovvero 5 quarti, 7 ottavi, 9 ottavi, tranne il 3 ottavi, che non viene considerato tempo dispari perché è estremamente cadenzato. Tempi dispari che sono un po' meno digesti rispetto ai pari, perché hanno una conseguenzialità ritmica meno naturale. Tutti questi sono chiamati tempi binari. Esistono anche i tempi ternari, quindi con tre note su ogni movimento, mentre per i tempi pari abbiamo ta 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 ta, i tempi ternari ta 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 ta. Quindi con tre note su ogni movimento, ma non mi addentrerò in questo discorso anche perché, come ho detto prima, non è il focus del video in oggetto, che vuole, ripeto, con molta umiltà, provare a spiegare la differenza tra ritmo e tempo, che spesso è soggetto a confusione, passando attraverso la tonalità. Tutto questo per fare chiarezza prima di entrare più in profondità sulla fisarmonica cromatica. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, iscriviti al canale e scrivi nei commenti la tua esperienza e che cosa ne pensi a riguardo. Ciao a tutti, alla prossima, da Davide Salvi.